Eccoci qua, bentornati per questa ultima prova di eroica, cioè penultima perché mi manca Cro-Magnus, però ultima del laboratorio segreto. Allora, ci aspetta Nefarian. Io l'ho battuto con lo stesso mazzo anche in normal, praticamente è un sacerdote TK. Allora, ci sono vari modi per fermare Nefarian. Io vi consiglio però di tenere sotto controllo il board, non fare mai entrare in campo Onyxia e poi one shottare Nefarian con un solo colpo di oltre 36 danni, ok ragazzi? E questo è molto semplice e si raggiunge senza grossi problemi. Ora andiamo a fare una prova, mazzo sacerdote, via, vediamo un po' se riusciamo a forzargli la mano. Contro Nefarian di nuovo. Hai raggiunto il gran finale. La luce porterà alla vittoria. Allora, via il gigante. Circo di guarigione non ci serve adesso. Teniamoci il pozzo. Le menti dei mortali. La mia ultima creazione ti attende, mortale. Allora, andiamo di pozzo. Il mio ombro fuoco anima le loro ossa. Andiamo. I dannati sono pronti. Allora. Facciamo così. Abbattiamo. Curiamolo un tantino. E passiamo. Dobbiamo tenere sotto controllo il board, ragazzi. È fondamentale tenerlo sotto controllo e cercare di non crepare. Cerchiamo di non crepare. Allora, curiamoci. Andiamo a pesca. Vediamo lui. E passiamo. Il mio lavoro è fondamentale. Non rompere. Facciamo attivazione così. Del dislocatore mentale DC-130. Facciamo così. Curiamolo. Diamo il finito potere di attacco. E passiamo. Tenere sotto controllo il board, ragazzi. Allora, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Allora, 6. Allora, facciamo così. Facciamo così. Così. Ora Kel'Thuzad ci farebbe comodo, ragazzi. Kel'Thuzad ci farebbe comodo. Attivazione del dislocatore mentale DC-130. Curiamoci.
comunque lo perderemmo. Allora, facciamo così. No. Che stronzo. Che testa di cazzo. Guarda. Mannaggia la miseria. Rispondete alla chiamata di Kel'Thuzar. Ma non guarda. Implora misericordia. Nel nome della luce. Vernala nera. Bene. La morte non mi spaventa. Facciamo così. Facciamo così, ragazzi. Curiamo. E passiamo. Nel nome della luce. Il mio lavoro è fondamentale. Non rompere. Ah, ok. Ah, già che c'è un bug, ragazzi. Praticamente, se noi mettiamo provocazione Kel'Thuzar, lui non attacca più, ragazzi. E quindi andiamo a curarci. Il problema è che ora non possiamo più andare avanti. No, sì, possiamo andare avanti. Facciamo così. Morte. Facciamo così. E basta. Ok, allora tanto curiamolo. Ora c'è da andare un po' avanti parecchio, ragazzi, perché allora lui intanto ha 30 d'armatura, quindi possiamo andare ad intaccargli un pochetto. Non vorrei esagerare. Ok, diamo Velen a lei. Finito. E passiamo. Allora. Vediamo lui. Affronta la luce. Attiviamo. Facciamo così. Ok. Morte. Facciamo così. Allora, non rischierei, ragazzi. Aspettiamo. Aspettiamo che tanto non ci corre dietro nessuno. Allora. Andiamo a togliere... Allora, curiamolo. Togliamo Chromagus. E... Vabbè, passiamo. Il potere scorre in me. Allora. Diamo Velen. Togliamo lui. Curiamolo. Ok. E qui ora, ragazzi, bisogna un po' perderci un po' di tempo. Ok.
Vabbè, curiamolo. Attacchiamo. Ma ora è fatta, ragazzi. È solo questione di far crescere lei per one shottarlo. Ancora qualche turno e ci siamo. E questo, ragazzi, è un bug. Cioè, voi quando mettete Kel'Thuzad e provocazione, ma in tutte le eroiche, ragazzi, loro non attaccano. È un bug. È un bughetto. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. Facciamo così. Passiamo. Cattivo, eh? Allora. Trentatré. Ok, al prossimo ci siamo, ragazzi. Al prossimo ci siamo. Oh, finalmente. E ora diciamo addio a chi? A Nefarian. Nefarian, vaffanculo. Problema risolto. Ma io dico sì, ragazzi, si muore. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo finito Nefarian e ora ci manca solo lui, Cro-Magnus. Ce lo andremo a fare adesso con calma e anche quando sono un po' più paziente. Comunque, il laboratorio segreto è stato devastato e abbiamo quasi finito. A tra poco per l'ultima. Ciao a tutti!